Amiche e amici di Rossini TV, buonasera e benvenuti alla quinta puntata di Masterfish. Roberta, hai visto dove ti ho portato? Paolo, stasera mi hai portato in un ristorante bellissimo. Anzi, ti dirò di più, la prossima settimana prenotiamo un tavolo per me e per te di nuovo, eh? Adesso vediamo, perché io ho messo in piedi tutta sta cosa di Masterfish, tutta sta confusione, le cinque puntate, tutto, con l'unico obiettivo di portarti finalmente a cena qui allo Scudiero. Quello era, te l'ho svelato. Bellissimo ristorante, tra l'altro questa sera tre chef in gara, attenzione, per la quinta puntata di Masterfish, sempre due piatti da votare ovviamente, ma tre chef in gara, quindi non fate confusione, questo lo diciamo ai nostri votanti, non fate confusione perché poi vi spiegheremo bene che abbiamo appunto due chef impegnati in un piatto e l'altro da solo impegnato nell'altro piatto, ma questo lo scopriremo dopo perché adesso noi dobbiamo andare come sempre, anche se siamo allo Scudiero, dobbiamo andare in cucina perché Daniele Patti ci ha dato la possibilità di muoverci e tutto quanto e di andare in cucina a scoprire tutto quello che dobbiamo scoprire come sempre per questa quinta puntata dalla quale uscirà il quinto finalista. Vai, iniziamo, sono pronta. Diamo il via, no? Masterfish? Il pesce va in onda! Allora, in questa novità dei tre chef, adesso poi scopriremo da Daniele Patti cosa ha escogitato, perché ci ha sorpreso un po' tutti. Noi abbiamo fatto questa cosa con le finali, uno passa, l'altro sta a casa, che poi dopo vanno sempre tutti in finale, vabbè. Però insomma questa cosa qua adesso la scopriremo insieme a voi. Per adesso però l'etichetta prevede che noi dobbiamo consegnare a tutti l'abbigliamento. C'hai tutto quanto? Esatto, io ho tutto, il famoso momento cruciale dove io vado a consegnare il kit ai tre concorrenti in gara. Vado. Daniele, allora sono venuto io stavolta a casa tua, prima ero venuto te a casa Rossini, stavolta invece io vengo a casa ristorante Lo Scudiero. Ti diamo il benvenuto nella nostra cucina. Ci sta bene, belli caldi, devo dire. Belli caldi, Infatti. Allora, devi sapere che a questo punto la nostra trasmissione prevede un momento delicatissimo, perché è il momento in cui lo chef dà descrizione dei piatti, non solo ai concorrenti, ma anche ai nostri telespettatori. Naturalmente il menù è già pubblicato, tutto quanto, anche perché è il menù per il pubblico che ha prenotato, però per i nostri telespettatori è una novità, per cui adesso noi lo diciamo, ma soprattutto tu dirai anche chi farà cosa, cioè chi tra i concorrenti farà un piatto o l'altro. Allora, risotto, burro, nocciole, tartufo nero e alici lo farà Valentina Stupici e Vincenzo Vecchione. La coppia che scoppia. Come secondo piatto la coda di rospo, porri e cipollotti
nelle mani di Katia D'Angelo. Molto bene, allora tutto questo è segreto per la sala, non sa nulla, la sala voterà solo il piatto e solo alla fine noi sveleremo pubblicamente gli abbinamenti e diremo chi ha fatto cosa e di conseguenza anche chi ha vinto, perché la sala deve votare esclusivamente il piatto senza farsi influenzare da chi l'ha preparato. Perfetto. Ti piace la formula? Tantissimo. Adotterai anche altre volte indipendentemente dalla trasmissione? Da gusto, tutti questi comi così... Può servire, vero Ale? Wow, i primi due concorrenti per il primo piatto in gara, che ricordiamo essere il risotto. Una coppia, speriamo, una coppia che non scoppia, perché sarà difficile poi preparare il piatto in due. Allora, esatto, ricordiamo Vincenzo e Valentina, come avete trovato la scelta dello chef? Ottima, ottima, un bel accostamento di sapori sicuramente, speriamo che il risultato sia ottimo come il piatto che hai elaborato. Vincenzo, lo chiedo anche a te, però per forza non puoi dire di no, eh? No, ci proviamo, speriamo di essere all'altezza soprattutto, poi vediamo. A questo punto è rimasta sola Soletta, la seconda concorrente, con il secondo piatto in gara che ricordiamo essere la coda di rospo. Sei contenta della scelta assegnata dallo chef? Contenta perché mi piace molto cucinare il pesce, è una cosa che mi viene più facile, ma logicamente qui non è niente facile, penso. Quindi. Sei emozionata, immagino. Un pochino sì, dai, una cucina del genere, un ristorante così... Un po' di emozione c'è sempre, quindi vediamo cosa riusciamo a fare soprattutto. Allora, primo piatto in gara, la coppia. Ricordiamo questo primo piatto in gara. Sì, riso, nocciole e colatura di alici. Ma come sta andando? Per ora bene, dai. Stiamo cercando di fare del nostro meglio. Il tuo lui dov'è finito? Eccolo. Non ho capito, infatti lui fa lavorare. Infatti. Dopo casomai facciamo i conti a casa, eh. Chiedo anche a lui com'è andata. Tutto bene, adesso finiamo di impiattare, poi speriamo che piaccia a tutti. È bene, dai, per adesso bene. Questo lo chiedo a te, com'è stato lavorare con il tuo compagno? Ai ai ai. No, aspetta, va la salsa lì, aspetti un momento. Mamma mia. No, dai, abbastanza bene, siamo abituati, quindi bene, dai. Bene, io vi vedo tranquilli, carichi, pronti per l'impiattamento, quindi andiamo ad assaggiare il piatto. Siamo al ristorante Lo Scudiero. Questa sera è la serata Master Fish, direi numero 5. E abbiamo un menù straordinario, perché il Daniele Patti, che è lo chef di questo ristorante, ha voluto, prima dei piatti in concorso, ha voluto veramente fare una sua interpretazione di tutte le entrate del primo piatto e del secondo piatto.
Beh, ve ne elenco qualcuno, come la foglia di polenta e arachidi, il ravanello col gel e il carpione, la cialda degli abissi, la carota baby affumicata con maionese di senape e sesamo, e poi i vari pani che sono descritti. Noi siamo qui per comunque dei concorrenti non professionisti che faranno due piatti. Uno sarà il riso, burro, nocciola, le nocciole, alici e tartufo nero, e viene abbinato al verdicchio dei Castelli di Iesi classico superiore vecchie vigne umani ronchi. Il piatto è aromatico ma anche speziato ed è saporito, come direi questo vino. Ha un colore molto importante che è un giallo smeraldo, bellissimo, e quando si mette al naso sentiamo subito dei profumi che emanano freschezza. Si sente veramente quasi un mentolato che arriva immediato, ma poi la nespola e poi la mandorla e poi ancora profumi di verdi che arrivano e alghe, ma soprattutto questa scorza di cedro, di agrumato, che è molto importante. E poi volevo dirvi una cosa che mi ho sentito, ad esempio un profumo di centinella, che è un arbusto che emana profumi cedrini, di limone, e poi la zagara, il fiore degli agrumi. Ecco, tutto questo è veramente un ventaglio di profumi molto interessanti che faranno da abbinamento sicuramente al piatto, ma al gusto è un vino importante, minerale, argilla, arenaria, e poi avete un sale finale. Non finisce mai. Questa è la persistenza del gusto del vino. Vediamo poi la persistenza del gusto del piatto. Tutte e due si devono incrociare per dare una sensazione armonica al palato. Dalla nostra cara giuria e chiedo come è andato il primo piatto in gara. Ciao Roberta, allora il primo piatto è stato questo risotto con un burro di nocciola che si sentiva moltissimo, ma appena arrivato in tavola si sentiva in modo particolare il profumo di tartufo, quindi devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi. E sentendo un po' i giurati avremmo preferito sentire un pochino più il sapore del tartufo, però molto bene. Adesso vediamo il secondo piatto. Io vado accanto al titolare del ristorante Ideale di Fano e chiedo come ha trovato questo primo piatto in gara. Sicuramente piatto valorizzato anche con l'abbinamento del vino, molto buono. Adesso siamo curiosi di provare il secondo per vedere come ci stupiranno i cuochi. Adesso sono curiosa di sapere com'è andato il primo piatto in gara, quindi io chiedo: come hai trovato il primo piatto in gara? Ti ricordi qual era? Sì, il risotto con le nocciole, con la bagna di nocciole, il tartufo nero e le alici che si sentivano. No, era buono, infatti è stato apprezzato da tutti, si sentiva il sottofondo delle alici, il salato delle alici e il dolce delle nocciole. Per i miei gusti, perché dopo il cibo è a gusto personale, era molto dolce, e il tartufo si sentiva un po' meno perché era coperto dal dolce delle nocciole, però nel complesso, dai,
ci stava, era buono, infatti abbiamo apprezzato tutti. Secondo piatto in gara, seconda chef in gara. Allora, andiamo a richiedere il secondo piatto in gara. E allora, coda di rospo con cipollotti e salsa con nero di seppia. Come pensi che sia andata? Io penso bene. Dai, i ragazzi hanno dato belle istruzioni, quindi presumo che tutto vada bene. Bene, bene, infatti ti vedo confidente con il piatto. Come pensi di impiattarlo, anzi? Loro mi dicono di mettere questa salsa così in maniera sparsa, non logica, diciamo, e dopo a sopra il pesce e poi i cipollotti. Ti senti la vittoria in pugno? No, l'importante è divertirsi, mi sto divertendo, quindi il resto non conta. Bene, allora ti lascio fare, io vado a sedermi e assaggiare il tuo piatto. Il secondo piatto in gara è il coda di rospo e porri. Un piatto saporito, un piatto aromatico, un piatto erbaceo se vogliamo. E in contrapposizione c'è un vino molto importante che è il Plenio. Il Plenio viene da Cupramontana, una zona eletta per il verdicchio ed è un Castelli di Esi Verdicchio Riserva, quindi a dare importanza al territorio. E questo del profumo è interessante perché arriva subito il pompelmo, arriva subito l'agrume, arriva subito questo, dato il colore satinato che ha, si pensa a frutti tropicali anche. È balsamico. E anche mandorla, e anche calendula, e anche nocciola, e anche una nuance di anice che è, direi tipica del verdicchio e di questa zona. La persistenza è magnifica, si hanno ancora nocciole, ancora tostato, ancora questa persistenza di mandorla e di mela insieme, è un fruttato, è un tostato elegantissimo. Sempre al tavolo della giuria, secondo giro, secondo piatto in gara, io vado a chiedere come ha trovato il secondo piatto. Un piatto originale, un abbinamento costruito diciamo con due prodotti tipici del territorio. Penso che i ragazzi che l'hanno elaborato ci hanno messo veramente dell'impegno, ma soprattutto è riuscito con un piatto deciso, un piatto che è piaciuto a tutti quanti.
Come ha trovato il secondo piatto in gara, la coda di Rospo? È stato un piatto interessante, molto amalgamato, bene, interessante. È stato di suo gradimento? Sì, è stato di mio gradimento. Eccoci qua per il secondo piatto in gara. Allora vado a chiedere come ha trovato la coda di Rospo. Io non sono molto qualificato, ma è piaciuta. Di più non riesco a dire, però non sono un esperto di cucina. Lo chiediamo anche alla signora. Saporito, ben cotto, mi è piaciuto. Visto che MasterFish è una gara, allora noi abbiamo la necessità di scoprire chi vince e chi invece non riesce a passare il turno. Come facciamo? Lo chiediamo al pubblico, ai nostri commensali, mangianti e votanti. E poi naturalmente c'è anche una giuria tecnica, una giuria diciamo un po' più esperta, se vogliamo. E allora, Roberta, abbiamo le due schede. Esatto, la scheda tecnica e ovviamente la scheda di voto per il pubblico. Ovviamente due piatti in gara anche questa sera, primo piatto, secondo piatto da votare, ma tre concorrenti, tre chef, due cucineranno insieme. Questa è la novità che ci ha proposto lo chef dello Scudiero, di presentarci due in abbinata, però naturalmente il regolamento è quello, vorrà dire che se dovessero vincere loro saranno tutte e due ad andare in finale, ma insomma in qualche modo noi ricordiamo che questa è una gara sì tra chef amatoriali, ma che parte e si basa sui piatti. Tant'è vero che la scheda è fatta così, è molto facile, no? Piatto numero uno, piatto numero due. Maggioranza del pubblico presente, in combinata con la giuria tecnica, sotto la supervisione dello chef Daniele Patti e dell'enogastronomo Otello Renzi, ha decretato vincente il piatto numero 2, la coda di Rospo! Il piatto numero 2. Alla tua coda di Rospo ha convinto quei 2, 3, 4, 5 commensali in più che sono bastati per farti vincere. Guarda, proprio sul filo di lana proprio ho vinto, ma è stata una gara, però è anche stato piacevole, insomma. Quindi se perdevo andava bene lo stesso, l'importante è divertirsi e la cucina di Daniele è ottima, quindi è sempre un onore poter partecipare. Quindi, e lo chef, io proprio sono su, chef proprio. Questo è il vero spirito di MasterFish, quello della grande partecipazione, grande divertimento, che nel tuo caso si rinnova perché sei in finale, per cui in questa finale a 5 proporrai il tuo piatto e vedremo come andrà a finire. Vediamo, adesso qui dopo sono in un'altra cucina, può darsi che non sia così brava, comunque vediamo quello che sarà. L'importante è divertirsi, secondo me.
Ci sono frasi che per un conduttore sono delle specie di frasi bibliche, no? E ce n'è una che è fantastica e che è questa: per voi Master Fish finisce qua. Ah, ma che peccato. Allora, Vincenzo e Valentina sono arrivati secondi e il loro risotto ha convinto esattamente metà della platea. Cosa ne pensi dell'altra metà? Beh, è giusto così, è una gara, è giusto vincere e perdere. Abbiamo perso, però va bene così. No, a Masterfish non si perde mai, perché naturalmente Masterfish è un lavoro di collaborazione, perché ovviamente lo raccontiamo sempre, non è che vi danno tutto quanto da fare e fate tutto da soli senza l'aiuto appunto della cucina, per cui è un lavoro, un bellissimo lavoro di collaborazione, e di conseguenza questo si vede anche dal fatto che poi la platea di votanti si è spaccata a metà, come succede spesso, insomma c'è chi ha preferito l'altro piatto e chi ha preferito il vostro. Cosa ci puoi dire di particolarmente segreto sul vostro piatto? Che in due non l'abbiamo fatto per uno. No, ci siamo impegnati e il risotto è stato abbastanza complicato da fare, però penso che la riuscita sia stata abbastanza ottima, dai, dati i voti comunque che abbiamo ricevuto. Questa è la dura legge delle gare: quando ci sono le gare c'è sempre uno che vince e uno che non vince. A me perde non mi piace come frase. Nella giuria tecnica questa sera un nome di massimo rilievo, Emanuela Rossi, direttrice di Rossini TV, ha votato, ha assaggiato, ti ho seguito con attenzione perché eravamo al tavolo insieme, ti ho seguito con attenzione, no, il birciao perché volevo vedere la serietà, perché ho visto insomma della bella convinzione in quello che hai fatto. Sì, a me piace molto mangiare e anche bere bene, e quindi questa sera per me è stata una bella sorpresa, ma lo sapevo insomma che lo scudiero non avrebbe sbagliato. I piatti erano buonissimi, abbinati perfettamente con i vini descritti in modo meraviglioso da Otello, quindi devo dire è stata una bella serata in buonissima compagnia, perché c'era con me Alberto, la moglie Barbara, poi il ristorante ideale di Fano, e c'eri tu, e quindi dai, siamo stati molto bene, Paolo. Verissimo, siete stati molto bene ed è stata la giusta conclusione di questa fase delle semifinali che ci proietta e ci lancia verso questa finalissima che tutti stanno aspettando. Giuria tecnica, ancora un componente, Tiziana Petrelli del Resto del Carlino. La domanda è ovvia: come è andata la serata e qual è il piatto che ti ha convinto di più? Allora, la serata è andata benissimo perché qui allo Scudiero si sta sempre bene. Il piatto che mi ha convinto di più purtroppo non è quello che ha vinto, perché a me è piaciuto molto il risotto, la mantecatura alla nocciola era strepitosa, e anche l'abbinamento con il vino, che aveva dei sentori di nocciola, era le vecchie vigne, veramente strepitoso. Era buonissimo anche l'altro, per carità, però mi ha convinto di più il risotto. Con Stefano Mirisola, titolare del ristorante ideale Food and More, ma soprattutto qua anche come rappresentante Confesercenti. Ricordiamo che Confesercenti produce questo programma, per cui da questo punto di vista cosa ci racconti? Da questo punto di vista Confesercenti è da sempre vicino alle attività, se si può dare la possibilità di aiutare, soprattutto in questi momenti che sono un pochino di più difficili, lo si fa sempre volentieri. Una serata ben riuscita, come anche le altre, siamo stati molto bene, abbiamo mangiato molto bene, da quello che abbiamo sentito anche tra i commensali c'è parecchio entusiasmo, quindi bene così. Che detto da un ristoratore a questo punto raddoppia il suo valore. Certo, allora lo Scudiero è sempre una garanzia, il collega Daniele Patti si è superato come sempre, quindi ci siamo trovati bene e perché no, anche da collega fare complimenti non guasta mai. E in chiusura di serata con Alberto Moretti, main sponsor di questa nostra trasmissione, con Spazio Conad, siamo stati bravi, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e soprattutto abbiamo concluso degnamente questa quinta semifinale proiettandoci verso la finale? Ah, direi proprio di sì, che abbiamo fatto una cinquina di serate tutte molto piacevoli, tutte molto importanti dal punto di vista dell'arte culinaria. E tutti quanti i concorrenti si sono cimentati e hanno dato il meglio di loro con cinque grandi finalisti,
per cui la soddisfazione è rivolta verso il successo di questa iniziativa. E se ci pensiamo che al fatto che la stiamo replicando a distanza di 2 anni dopo la parentesi che abbiamo avuto l'anno scorso, c'è soddisfazione da parte di tutti quanti noi nel aver traguardato questo tipo di attività che penso sia di successo e di grande piacere per tutti quanti coloro che hanno partecipato. Naturalmente è una trasmissione televisiva, per cui quello che noi seguiamo con attenzione è il pubblico da casa, però la sensazione è che il pubblico in sala partecipi con entusiasmo e si diverta veramente. È proprio così, ci siamo veramente divertiti e abbiamo forse anche apprezzato l'arte di saper conoscere alcuni piatti, gli abbinamenti con dei vini che il nostro grande hotel Lorenzi ci ha decantato e ci ha consigliato, e abbiamo penso ritrovato anche quel gusto di stare insieme che ci mancava da un po' di tempo. Roberta, sono andati via tutti, è finita, 5ª puntata, a posto, basta, finito anche quest'anno, ci siamo. Paolo, com'è finita? Manca la finale, ti rendi conto? La finale, l'ultima puntata, sono emozionatissima. È vero, la finale, mi era sfuggito, la finale, dobbiamo fare la finale. Allora, recuperiamo le energie, prepariamoci per la finale, 5 piatti, sì. Pensate che mangiata, 5 piatti, la finale, una meraviglia. Allora, ricarichiamoci di nuovo, ricaricami. E ci vediamo la prossima settimana con la finale, mi raccomando, e non mancate, scopriremo chi vince l'edizione 2021 di Masterfish, il pesce va in onda.